appuntamento di Italia Medievale in collaborazione con il Civico Museo Archeologico che ci ospita in questa bellissima struttura nel cuore più antico di Milano. Siamo qui questa sera per presentare l'ultimo libro del professor Paolo Grillo, L'Aquila e il Giglio, la battaglia di Benevento 1266, in occasione del 750° anniversario di questa battaglia che segnò il passaggio dalla dinastia Sveva alla dinastia Angioina, quindi da una dinastia tedesca a una dinastia francese, del regno di Sicilia, che comprendeva l'odierno meridione e l'isola, alla nuova dinastia. E abbiamo insieme al professor Paolo Grillo, che è una nostra vecchia conoscenza, perché con lui abbiamo presentato la battaglia di Legnano, le guerre del Barbarossa, Milano Guelfa, quindi tanti libri dedicati alla storia militare, una storia americana non soltanto sull'evento specifico di scontro di eserciti, ma un approfondimento sulla società, sulla politica, sulla diplomazia e sugli intrecci di quei tempi. Abbiamo con lui il professor Livio Antonielli dell'Università di Milano, come il professor Grillo, uno storico militare come il professor Gastone Breccia dell'Università di Pavia, che dialogheranno con il professor Grillo. Abbiamo proiettato una mappa, naturalmente i professori sono esperti, hanno subito scorto alcune inesattezze, perché in 16 anni, nel XIII secolo, le cose cambiavano più rapidamente di quanto potessimo immaginare. I grandi blocchi colorati sono i grandi domini sostanzialmente immutati. Questa scarpa è del 1250, quindi 16 anni prima della battaglia. Ci sono alcune divergenze rispetto all'anno preciso e al mese, febbraio 1266, in cui è ambientato lo scontro, ma sostanzialmente questo è per dare un'immagine dell'Europa. L'impero di Costantinopoli, appena riconquistato dai bizantini, ai latini, prevalentemente francesi ma anche lombardi, che l'avevano preso nella quarta crociata, l'imperatore bizantino cerca di farsi togliere la scomunica dal Papa di Roma, discute anche con il patriarca ortodosso, perché cerca di allontanare la minaccia che viene da Occidente, dal Regno di Sicilia. Manfredi aveva messo piede in Epiro, era stato fermato dai bizantini. Carlo d'Angiò riprenderà la stessa politica, arrivando a ottenere la corona titolare a Costantinopoli e poi l'ultimo passo a Gerusalemme, anche se Gerusalemme non è più nelle mani dei crociati. Questo per dire che non è soltanto una questione della campagna del Re di Sicilia, ma quello di cui ci parlerà il professor Paolo Grillo è veramente un punto in cui tante forze, tante pulsioni, tante tensioni politiche, diplomatiche, militari del nostro paese, ma anche del continente, trovano un momento di sintesi. Io vi ringrazio, lascio la parola al professor Grillo e al professor Breccia, al professor Antonielli, e vi auguro un buon ascolto. Io lo faccio con grande piacere, non soltanto per il legame di amicizia che mi unisce all'autore, ma perché veramente è un libro di cui fa piacere parlare. È un libro facile, è un libro difficile, è un libro facile per il lettore, perché scorre, perché chiarisce veramente. È un evento storico come quello della campagna del 265-66 in Italia, che è complesso, e leggendo il libro si chiariscono e si capiscono tante cose, non soltanto strettamente legate ai fatti militari. E deve essere stato un libro difficile da scrivere invece per l'autore, che è un doppio merito: aver reso facile una cosa che deve essere stata difficile da produrre, perché è un evento, questa battaglia, molto controverso, controverso già nelle fonti che ce lo documentano. Quindi Paolo è stato estremamente abile nel gestire appunto le fonti, nel proporre al lettore, alle volte con citazioni tra l'altro molto ben scelte e ben collocate nel corso del saggio, alle volte ci utilizzando e commentandole lui stesso. Quindi è un viaggio attraverso la storiografia dell'epoca, la storiografia posteriore e gli avvenimenti che veramente, vi dicevo, facile per il lettore, ma non deve essere stato per nulla facile per chi lo ha scritto. Lo commenterò soltanto dal punto di vista storico-militare, perché devo dire è quello che più mi compete. Io sono un bizantinista, nel senso che insegno la storia bizantina, ma negli ultimi anni mi sono occupato esclusivamente di storia militare, non solo bizantina.
Il fascino particolare che ha questo, questo avvenimento, chiamiamolo così, questa campagna, questa battaglia che è il coronamento della campagna per lo storico militare, è che da un certo punto di vista si può definire una campagna militare esemplare, nel senso che strategicamente, userò il termine strategia tattica, credo che non ci sia bisogno di spiegarvelo. Strategicamente Carlo D'Angioli, l'aggressore, conduce veramente conduce il suo esercito in maniera esemplare, con una chiarezza di intenti strategici e un'abilità nell'utilizzare gli strumenti che ha a disposizione, creando, direi, abbastanza pochi paragoni, insomma, nella storia militare. E questo l'ho riscoperto grazie al libro di Paolo, nel senso che non mi ero mai occupato specificamente di questa epoca, di queste campagne, e avevo sempre pensato un po' sì, Carlo D'Angioli come a un fortunato condottiero che aveva risolto tutto nella battaglia finale, o nelle battaglie finali, quella di Cassino che precede praticamente in due settimane, quella finale, ma non avevo mai riflettuto sulla sua abilità nel condurre l'esercito dei mesi precedenti. Ecco, effettivamente, se leggerete il libro, come spero, vi renderete conto che è tutto quello che precede che crea la vittoria finale di Carlo. Vi confesso che la prima lettura rapida mi sono trovato a comportarmi un po' come facevo da ragazzino quando andavo a vedere i film di guerra, no? Il film di guerra sulla battaglia di Alamo, che dura due ore, la prima ora e mezzo non parla della battaglia, ma delle storie d'amore dei protagonisti, dei loro problemi. E quindi dicevo, ma quando arriva questa battaglia? Non arrivava sempre, agli ultimi 20 minuti che c'era lo scioglimento del dramma nell'evento. E in questo libro, da un certo punto di vista, è vero, perché la battaglia dura soltanto negli ultimi due capitoli, ma tutto quello che precede è ancora più importante, sia dal punto di vista della comprensione dell'evento storico, sia tutto sommato anche proprio della struttura del libro. Il libro ci fa entrare a poco in una serie di problemi sociali, economici, politici legati alla storia d'Italia del XIII secolo, che creano, direi, non tanto il contorno della battaglia, ma proprio lo scheletro, la che è necessario comprendere prima di arrivare sul campo di battaglia e vedere che cosa succede. Quindi questa attesa, no? Questa attesa dell'evento finale, del giorno della battaglia, è assolutamente premiante, nel senso che il viaggio che ci porta al campo di Benevento è interessantissimo. Dicevo, una campagna esemplare condotta, come scoprirete appunto, da Carlo, con grande abilità, sfruttando le qualità del suo esercito che erano, lo rendevano particolarmente adatto a risolvere uno dei problemi della guerra del XIII secolo, o più in generale della guerra medievale, che è il problema ossidionale, cioè era un esercito capace di espugnare fortezze, cosa che non è sempre una cosa comune nel Medioevo, e Carlo lo usa con grande abilità, scardinando il sistema difensivo di Manfredi. Gli assalti coronati da successo alle fortezze sono decisivi per arrivare poi al giorno della battaglia, alla fase della battaglia, in posizione di vantaggio. Dall'altra parte, a questa estrema chiarezza di intenti e questa conduzione strategica così lineare, così efficace, si contrappone da parte di Manfredi invece, purtroppo dal punto di vista appunto dei partigiani degli slevi, tra cui mi annoveravo fino alla lettura di questo libro, devo dire, io ero un filo slevo proprio per, non so, per tradizione familiare, se poi dopo aver letto questo libro Carlo D'Angioli è cresciuto nella stima parecchio. Manfredi non ha una conduzione strategica altrettanto chiara, altrettanto netta, sceglie una difesa a cordone del regno, disperde le sue truppe mandando guarnigioni che non servono, si fida troppo poco degli elementi che costituiscono appunto il suo esercito, la sua armata o in genere la compagine sociale del regno. E infatti lo pagherà caro perché poi sul campo di battaglia si troverà con alcune truppe lontane che non possono quindi partecipare, altre che all'ultimo momento non lo seguiranno forse nella fase decisiva della battaglia, anche se forse insomma il momento della vittoria era già svanito quando c'è l'ultimo all'attacco della terza schiera. Quindi
La strategia è molto ben chiarita dal libro di Paolo ed è direi che chiarisce anche quello che è poi l'esito della battaglia, nel senso che si arriva alla battaglia con un esercito che sta vincendo da settimane al morale alle stelle, anche se è stanco, logorato, i cavalli, questo è molto giusto metterlo in luce. Dal punto di vista della fatica fisica e della logistica è in crisi, dal punto di vista morale è come se avesse quasi già vinto. Questo lavoro che sempre ho cercato di fare mi ha affascinato e mi affascina sempre nel confrontarmi col mondo di lavoro, di lavorare nei giornalisti. Io ricordo da sempre nella mia anche lunga attività di redattore, quando fare redattore per una rivista vuol dire guardare dall'interno, smontare ogni volta dovendo correggere tutto come sono fatto. E indubbiamente bisogna dire che quell'attenzione filologica alla fonte, e quindi alla citazione, al modo in cui si opera, eccetera, è un patrimonio che negli individui ha il suo sviluppo più marcato. Non parlo degli antichisti perché non c'erano gli antichisti nella rivista di cui sto parlando, quindi lì non ho la competenza. Ma degli individui c'è e progressivamente si disperde andando verso la contemporaneità. Il flusso, diciamo, il rapporto con la fonte del contemporaneista è decisamente diverso. Decisamente diversa l'attenzione filologica e quant'altro. Quindi ho letto molto volentieri questo volume, come ho letto, lo dico tranquillamente, anche gli altri di tema militare di Paolo. E sta facendo un affresco davvero entusiasmante, perché col ritmo che è tutto suo, con il quale riesce a pubblicare un volume ogni anno e mezzo più o meno, insomma, è partito, diciamo, con un quadro di insieme, cioè Cittadini del Popolo in Armi, in cui ha fatto il grande contenitore, dopodiché affiancato da alcuni studi preparatori proprio strettamente professionali, pubblicati quindi su riviste scientifiche, e poi ha preso questo indirizzo che è estremamente interessante, dello scegliere determinati episodi ma inserendoli in un discorso organico che si sente perfettamente e sono sostanzialmente sviluppi di parti del suo testo d'insieme e con una ormai sempre più riconoscibile allure che direi, l'ha detto bene Gastone prima, cioè è una lettura astratta. Perché non rinuncia affatto al piano divulgativo e narrativo, che anzi pare che sia anche l'elemento dominante. Ma poi c'è il ricorso sistematico alla fonte e vengono fuori poi tutti i problemi storiografici che ci si confronta, si vede benissimo che non nega nulla né si nega nulla di quello che deve essere. Diciamo l'impianto di quest'opera è stato molto bene descritta prima, quindi io adesso direi lavorerò più che altro ponendo davvero un po' di domande a Paolo su alcuni aspetti specifici del libro, cercando di confrontare per quel piano dell'esperienza di un modernista che della storia medievale le conosce unicamente come lettore, con invece chi lavora professionalmente dall'interno. E quindi cercando un attimo di leggere le distinzioni. Intanto a me pare che l'elemento forte davvero che si riconosce in questi libri e che è proprio, direi, dell'approccio della storiografia medievale, è quella del saper coniugare molto bene il micro e il macro. E anche qui c'è da porsi il problema. Quanto questo quadro sia vero e quanto invece
il piano non dipenda da una prospettiva che più tende al marzo. Ma questo aspetto che non è declinato solamente sul piano teorico, ma anche sul piano sul piano comunque sia dell'alleanza che c'è o non c'è, o che si costruisce della varietà di queste, ma è costruito poi sul piano fattuale per seguire e quindi serve il movimento delle truppe. E allora il movimento delle truppe qui si vede benissimo quanto sia diretto e condizionato dalla situazione delle alleanze, dalla certezza di avere un territorio favorevole o un territorio ostile. E su questo è un tema che Paolo, in tutta la prima parte del Comune, si vede in maniera estremamente analitica. Si vede chiaramente come i francesi facciano anche giri piuttosto ampi dalla linea più diretta che avrebbe condotto laddove dovevano arrivare. E questo lo faceva proprio per scegliere di volta in volta con chi ci si doveva confrontare, con chi invece era meglio lasciar perdere e non confrontarsi, e quindi diciamo si vede come questo aspetto micro abbia poi una rilevanza molto più ampia. E la fanteria che i francesi usano è una fanteria che appare già, se non organizzata, chiaramente non siamo ancora di fronte al quadrato di picche che verrà più avanti, però Paolo parla continuamente, sì, di fanteria che deve operare accanto al singolo cavaliere, però parla molto nel momento in cui cambia la battaglia di Benevento, e quando davvero riesce a pilotare lo scontro Carlo nel combattimento a ranghi serrati molto chiusi. Quindi mi fa già pensare, lo guardo un po' con la fantasia, mi fa già pensare a qualcosa che vada poi nella direzione che prenderà l'organizzazione del combattimento a fanteria dominante, che ovviamente sarà di lì a non tantissimo, cominceranno a vedersi chiaramente i segni un secolo e mezzo dopo, un secolo dopo sostanzialmente. Grazie davvero, grazie tanto a Maurizio per l'organizzazione della serata, grazie a Livio Gastone per gli, devo dire, i meritatissimi elogi e per l'impostazione. Io devo ammettere che ho, nel momento in cui si parlava di organizzare questa presentazione, ho approfittato dell'amicizia ormai pluriennale che mi lega a Livio Gastone per mettere un pochino il libro alla prova in qualche misura, no? Per cui appunto sottrarlo alla lettura del collega medievalista che avrebbe detto le cose che un collega medievalista ci si aspettava che avrebbe detto, e appunto metterlo alla prova con due studiosi di cose militari che però non hanno uno specifico come dire, formazione sui temi medievali, proprio per vedere se un testo di questo genere poteva stuzzicare qualche curiosità o se avrebbe suscitato qualche obiezione, visto con uno sguardo che fosse ad un tempo competente ma esterno, no, non uno sguardo interno di uno che spesso quando poi uno studia le cose tende ad andare a vedere se le cose che ha detto lui ci sono nel libro o no, per cui poi diventa una specie di gara, io sono d'accordo, no, tu non sei d'accordo. E devo dire che ho trovato interessantissime tutte le osservazioni che mi sono state fatte, tutte le curiosità che insomma mi sembra il libro sia riuscito a risvegliare. Devo dire appunto subito che mi sono sentito molto, come dire, molto compreso, ecco, come medievalista.
Cioè, il medievista si trova in una situazione piuttosto strana nel rapporto con le fonti, perché giustamente Livio sottolineava il balzo fra il micro e il macro, no? Perché, ma facciamo un esempio che non c'entra niente con la guerra. Se io voglio sapere com'era il paesaggio delle campagne lombarde nel Settecento, prendo il catasto di Maria Teresa e mi metto a vedere tot ettari erano coltivati, tot pertiche, che insomma non è difficile fare l'equivalenza. A mais c'erano già le patate, non c'erano, la vite si sta restringendo su queste aree e ho, no, il grande ritratto. Il medievista deve prendere la documentazione di 3-4 monasteri, studiare la decina di villaggi illustrati da questa documentazione e cercare da questa decina di villaggi di ricavare la pianura padana, la pianura lombarda. Quindi è una sorta di formazione mentale, il balzo tra il micro e il macro, dato dal fatto che spesso nella storia medievale il macro non c'è, non è percepibile se non come somma di micro, che sono le uniche, è l'unico livello a cui si riesce ad agire. Per cui devo dire che appunto mi sono ritrovato in questa in questo ritratto. Sì, in realtà è vero, ci sono una serie di temi che mi accorgo tornano nei miei libri, che uno è francamente, vedo che entrambi l'hanno fatto, mi sono contento, è quello di restituire razionalità al medievale in generale e alla guerra medievale nella fattispecie, perché dai tempi insomma dell'importantissimo, quanto però famigerata storia della guerra di De Bruyck, quindi siamo nel più pieno positivismo di inizio XX secolo, la guerra medievale appunto ha avuto questa bollo, no, della guerra dell'irrazionale, no? Per cui la guerra condotta alla ricerca della gloria e non del risultato strategico, condotta alla come viene viene, in cui la dimensione appunto della gloria personale prevaleva su quella dell'interesse collettivo. Una dimensione che purtroppo è stata congelata da uno dei grandi storici del XX secolo, Georges Duby, che ha fatto una serie di capolavori, ma poi è scritto anche da Domenica Ributin, che è stato un libro importantissimo sotto certi versi e devastante sotto altri, proprio perché lui teorizza la battaglia medievale come ordalia, come giudizio divino, come evento fondamentalmente appunto irrazionale, casuale, tanto è vero che lui non la ricostruisce, no? Si limita a riportare i brani dei cronisti dell'epoca che la narrano, non gli interessa granché la battaglia. E effettivamente in parte questo effetto si ha, perché Gastone ha curato alcuni anni fa una bellissima antologia di trattatistica militare, no? Da Sun Tzu a Clausewitz, e effettivamente c'è un enorme buco nero che è l'Occidente dal IV secolo d.C. a, mi pare, quel trattato francese del XV, no? Che è il primo che tu riesci a identificare. E effettivamente quindi l'impressione è che non ci sia un'arte militare. In realtà appunto una delle sfide che ho voluto provare a raccogliere è quella di vedere se nella pragmaticità in realtà un'arte militare emerge, e mi sembra che emerga, no? Mi sembra che possiamo restituire ai combattenti medievali quel minimo di razionalità, di strategicità delle scelte. Ogni volta che il rito strategico, devo dire, mi viene in mente appunto il discorso che fa in Guerra e Pace il padre del principe Andrea, che gli dice: ma io lo so, ai tempi di Suvorov sulla strategia noi non l'avevamo, però i francesi li abbiamo vinti lo stesso. E voi state qui con la vostra strategia, e infatti poi la strategia porta al disastro di Austerlitz, il discorso che fa questo. Un altro tema appunto che si connette un po' a questo è quello della non staticità della guerra medievale, no? Per cui noi siamo un po' condotti a guardare l'immagine di un catafratto tardo romano, di un cavaliere del
dell'undicesimo secolo, di un cavaliere del quindicesimo secolo, e dire vabbè, cambia un po' la forma dell'armatura, ma in fondo no, c'è una maniera di fare la guerra che è quella. E invece appunto la guerra è sottoposta a molteplici pressioni sociali, ma anche culturali, no? Per cui la società cittadina del Nord Italia, giustamente ricordava prima Livio, esprime un determinato tipo di esercito, quello incentrato sulla fanteria, che non è l'esercito dell'aristocrazia europea, ma anche appunto un principe, forse malvagio, ma sicuramente intelligente, come era Carlo d'Angio, che non a caso, nel momento in cui viene scelto dai papi per l'avventura francese, è già impegnato da 4-5 anni in una guerra lunghissima contro Asti e altri potentati piemontesi, perché appunto dalla Provenza di cui era conte si stava espandendo nel Piemonte meridionale. Ecco, probabilmente fra le città provenzali, che erano molto più influenzate dalla cultura italiana di quello che adesso noi immaginiamo, e l'esperienza diretta italiana, ha l'intelligenza di adattare e un modello militare che ha trovato in Italia settentrionale alle sue esigenze militari settentrionali. Per cui questo è uno dei, appunto, se probabilmente prima o poi scriverò il grande metatesto, questo sarà probabilmente uno dei temi importanti. Ho trovato tutto quello che è stato detto estremamente utile, estremamente interessante. Spero che sia stato altrettanto per voi. Credo niente di poter solo ringraziare ancora una volta tutti.